Giuliola, dicevi prima una cosa bellissima, dei tuoi ricordi degli anni passati sì. in questa casa, e ti commuovi quelle volte che ci ritorni. Sì. Che cosa ti ha lasciato? Che cosa ti hanno lasciato quegli anni? Una serenità infinita, e mi hanno dato l'impronta per come avrei voluto impostare la mia vita, e ci sono riuscita. Ci sono riuscita anche perché ho avuto la fortuna di trovare un marito che mi segue nelle mie scelte, anzi va ancora avanti a me in queste scelte di fede, quindi ci siamo trovati in questa cosa. Abbiamo trovato un modo per coinvolgere anche i nostri figli nella nostra fede. Ho due ragazzi di 24 e 17 anni che non perdono una messa, ma vanno per scelta, non perché io li ho obbligati, e questa è una delle cose che mi fa più felice, e spero che continuino così e che riescano a coinvolgere, come stanno facendo, anche le loro ragazze che non vengono da famiglie propriamente di fede, ma questo loro spirito che è così bello, e soprattutto è un sentimento loro, non è mai stata una costrizione, li sta portando su questa strada. E con gioia la piccolina, che ha 15 anni, per la prima volta dopo anni a Natale è venuta alla messa di Natale, e mi ha commosso questa cosa, mi ha commosso come i ragazzi, che oggi a volte si vergognano di professare la loro fede, i miei ragazzi invece ne vanno fieri e cercano di coinvolgere dove possono anche altre persone, e questa è una cosa che secondo me ho maturato e ho partorito qui dentro, perché ancora oggi quando entro mi vengono le lacrime agli occhi. Giuliola, grazie della tua testimonianza.